Automoto Retro 2016, Lingotto Fiere a Torino. Ci troviamo nel padiglione dell'Oval. In mia compagnia Leo Repetto, responsabile del prodotto Sfida da Bar. Ciao Leo. Ciao, sì, programma televisivo, spero, mi auguro che lo conosciate, Sfida da Bar, in onda tutti i lunedì alle 21 su Sky, canale 148. Abbiamo deciso quest'anno di essere presenti al padiglione qui all'Oval del Lingotto in un modo diverso. Gli altri anni eravamo soltanto venuti a fare attività di produzione, mentre invece quest'anno abbiamo preso uno stand per dare la possibilità agli appassionati di incontrarci, di iscriversi alle selezioni, ma anche e soprattutto di vedere le nostre moto, quelle con le quali lavoriamo. Qui abbiamo un Ducati Super Sport 620 costruito in collaborazione con i nostri partner tecnici. In realtà non è più un 620, ma è diventato un 900, già perché abbiamo alloggiato al posto del 620 altri due cilindri del 900 e poi tantissime altre moto, la moto in palio di Sfida da Bar, la moto che ha vinto, che ha corso nel 1999 come moto ufficiale Yamaha Belgarda con pilota Wilco Zöllenberg, attuale manager di Jorge Lorenzo, la moto che ha corso all'isola di Man. Poi abbiamo la Sottopeso, che è un po' diciamo il fiore all'occhiello di Rosmoto, che è qui nello stand con noi, perché è la bicilindrica in assoluto più leggera al mondo, non ce n'è una più leggera di lei. E siamo in compagnia di Bruno, responsabile del Cinzano Rally Team. Bruno, due parole su questa manifestazione e di tutto quello che concerne. Si svolgerà il 4 e 5 giugno, ci hanno dato una bella pagella e quindi siamo passati CIR, abbiamo i WRC, cosa che l'edizione 2015 non si è potuto avere. Speriamo sia una manifestazione di successo come lo è stata nel 2005, ma i presupposti sono buoni, l'alba e la langa è una bella coreografia che ci dà sicuramente possibilità di fare di nuovo bingo come l'anno scorso. E siamo qui con il presidente del Club Delta One, Andrea. Ciao Andrea. Ciao Milena. Allora senti, entriamo subito nel vivo dell'argomento Delta One. Delta One, come ormai tanti sanno, è un club di modello Lancia Delta Integrale. Esistiamo, l'anno scorso abbiamo festeggiato proprio qui a Automoto Retro i nostri 10 anni di, chiamiamola così, attività, di passione, insieme a tutti i soci con un raduno esterno. Quest'anno siamo a inaugurare la stagione 2016 come ormai di consuetudine ad Automoto Retro Automoto Racing, con questo stand dove siamo in questo momento, è una piccola esposizione esterna da cui partiremo con le nostre iniziative per il 2016, che prevedono come al solito alcuni raduni, tra cui quelli che sono di casa Susa Moncenisio, Cesana Sestrier, dove parteciperemo con le auto, e tanti altri begli eventi anche di solidarietà legati ai bambini del Regina Margherita. Dopo tanti giri finalmente ho ritrovato Riccardo Ballocca, responsabile della RB Racing. Ciao Riccardo. Ciao, ciao a tutti. Allora, io sono Riccardo Ballocca, la mia attività è in strada Genova 260 Moncaglieri e sono concessionario Scerco dall'anno 2010, si può dire, del marchio franco-spagnolo. Faccio, oltre che fare il meca a tutti gli effetti, sono preparatore e allestitore di queste moto che vedete poi dietro di me. Qui abbiamo un amico, Andrea Revelle, che Riccardo adesso farà una domanda perché lui mastica enduro come noi. Sì, lui so che è fresco da un fresco arrivo di un Transanatolia e un Faraoni, fatto niente po' di meno che con una Vespa, quindi
Passo la parola a te. Siamo andati, ciao a tutti, sì, siamo andati a cercarci le grane, no, questo 4 anni fa, il Faraoni, poi abbiamo fatto il Transanatolia che siamo riusciti a finire tutto, ma piegati perché la Vespa insomma non è confortevolissima, però alla fine ci siamo riusciti con calma, arrivando ultimi, però siamo arrivati, quindi in realtà i vecchi mezzi hanno ancora qualcosa da dire ed è per questo che mi sono fermato e stavamo chiacchierando proprio di questo, soprattutto perché ci sono nuove gare e di questo stavamo veramente parlando, che hanno aperto la possibilità, quindi dando dei percorsi con certi punti facilitati a chi vuole correre con delle moto che non sono necessariamente nate racing da 25.000 euro. E siamo allo stand del Club Abarth Torino. Io sono in compagnia di Daniele che adesso ci spiegherà, perché oggi ci sarà proprio la consegna di due targhe importanti, una per Graziano Rossi e una per Davide Bannò. Allora Daniele, vuoi dire a riferimento a cosa? Sì, abbiamo deciso di fare un piccolo ringraziamento per Davide e per Graziano che ieri sera hanno partecipato con noi a una cena insieme ai nostri tesserati del Abarth Club di Torino. E abbiamo deciso di fare appunto questo ringraziamento simbolico per la compagnia che ci hanno tenuto ieri sera. È una bellissima cosa. Club Abarth Torino, quando è nato? È nato ufficialmente l'anno scorso, ma era già presente sul mercato nel 2010 come gruppo su Facebook. E semplicemente raduna tutti gli appassionati del marchio dello Scorpione. E siamo un gruppo di ragazzi giovani, siamo aperti a tutti, volenterosi, abbiamo tanta voglia. Racing, Riccardo Ballocca, ma dimmi che cosa tieni tra le mani? Allora, tengo tra le mani una cartuccia chiusa e nello specifico una cartuccia prodotta dalla ditta Dal Soggio. La particolarità di questa cartuccia è che montandola all'interno di una forcella possiamo trasformare con una forcella a cartuccia aperta in forcella a cartuccia sigillata, con ovviamente grossissimi vantaggi sull'assetto e sulla stabilità della motocicletta stessa. Altra particolarità di questo costruttore veneto è che non andiamo a modificare nulla di quello che è l'assetto originale della motocicletta, ovvero sia offset, avanzamento del perno e tutto quello che ne consegue l'originalità della moto. Altra particolarità di questa cartuccia che con la sostituzione del tappo superiore e del tappo inferiore la possiamo interfacciare con tutte le marche esistenti in commercio. Eccoci con Stefano Stoppioni, responsabile carburanti da competizione. Ciao Stefano, e parla tu adesso, parla della tua azienda. Ok, allora io, la nostra azienda ha fatto il 60° di età l'anno scorso, 2 anni fa, e da 20 anni circa abbiamo sviluppato un settore delle competizioni, carburanti in primis. Siccome il nostro referente principale è sempre stato il motorista, abbiamo sempre fatto prodotti di alta qualità, alta gamma, sia prima per le macchine da corsa e poi via via abbiamo ampliato questa gamma con la creazione di additivi specifici per le varie esigenze anche delle macchine tradizionali. Qui oggi si presentano dei prodotti per le macchine storiche, per le vecchie auto che hanno bisogno ancora di metalli, di piombo, di partir prima, perché chiaramente una lunga inefficienza può portare ad avere dei problemi, e prodotti molto specialistici, molto performanti. E siamo qui con Giorgio Verniano, fondatore del Memory Fornaca. Ciao Giorgio. Ciao Milly. Senti, io voglio sapere com'è stata la giornata di oggi. So che ci sono diversi campioni qui. Sì, sì, anche questa volta tutti i miei ex compagni, o perlomeno loro campioni, io no, sono arrivati nel nostro stand. L'abbiamo avuto da Daniele Audetto, che tutti conoscete non solo come pilota e navigatore, ma direttore sportivo della Ferrari, Amilcare Balestieri, Carello,
Cerato, Paganelli, Trombotto, veramente una schiera di campioni che in questi anni mi hanno sempre supportato moralmente e sono sempre presente alle nostre manifestazioni, per cui è andata molto bene, sono anche quest'anno molto contento. Bene, bene. So che hai dei progetti futuri tu, Giorgio. Sì, il progetto futuro è questo, innanzitutto che parta il Memory Fornaca, che quest'anno sono 6 gare di rally storici. Partiremo a marzo con le Valle Aretine, poi andremo a Sanremo, poi al Campagnolo di Vicenza, poi ritorneremo in Piemonte con il Conrero e il Rally della Lana ed infine andremo all'Isola d'Elba.